di calcio pazzo. Questo è il mio ultimo video per quanto riguarda il calciomercato della Roma, anche perché sentendo la conferenza stampa di Fonseca ci ha detto che Calin Scholl si muove, tutto a posto, per cui a meno delle clamorose sorprese in uscita, clamorose anzi, a meno di Juan Jesus in uscita, visto che Setién è stato confermato, io non mi aspetto più movimenti, però questo video è un po' scaramantico, lo faccio prima proprio per chiamarmi la sfiga addosso, che poi magari dopo esce il colpo della Roma, magari che te posso dire in difesa o come vice Dzeko, in difesa nel senso terzino destro. Perché terzino destro? Perché è stato ceduto Florenzi, ok? Ma voi mi direte, Florenzi era un terzino del merda. Per carità, sto con voi. Ma Florenzi comunque è un giocatore nell'ambito della nazionale. Tra l'altro anche Mancini lo fa giocare in quella posizione, ok? De merda o non de merda, è un uomo de meno. Allora io avevo sentito parlare, e spero che non sia morta la trattativa perché non mi dispiacerebbe per niente, Faraoni, ok? Ma voi direte, ah ma chi quello, ah, Primavera della Lazio, sti cazzi, ok? Perché comunque sta giocando bene a Verona, sempre medio-alte, per cui secondo me ci può stare, magari non verrebbe per farti trovare, però quantomeno c'hai una presenza in panchina sicura che non sia né Bruno Perez né Zappacosta, perché per me Zappacosta non è una presenza sicura. Dicevo, ma torniamo dall'infortunio e tu pensi che lui prendilo, butti dentro e ti rifà prestazioni? Avete visto quanto ci vuole per recuperare dall'infortunio anche a livello mentale? Ok, per cui io non mi fido né di Zappacosta né di Bruno Perez, per Bruno Perez per altri motivi. E quindi secondo me a destra si poteva fare qualcosa e per il momento non è stato fatto. Però tu dici magari anche c'è Cedin, va bene, quello che ti pare a te, insomma. Io non voglio mettermi a discutere perché, ripeto, non voglio dare addosso a Petraghi, che non c'entra niente. Quando faccio le mie critiche eventualmente sono più su, ma quello ormai ne frega niente, ormai è bello che è venduto, i buoi sono scappati dall'estate. Per quanto riguarda l'altro nome, invece, il vice Dzeko, avrei anche gradito Favilli, guarda che ti dico, per questo il titolo non faccio Favilli per questo mercato, perché avrei anche gradito Favilli, cioè, o meglio, non faccio Favilli, nel senso, mi spiego meglio. Per quanto riguarda i tre giovani che sono stati comprati, quindi Bagnes, Villar e Carles Perez, di cui ho parlato nei video precedenti, però ho aggiunto anche che sono delle scommesse, che per carità magari sono scommesse che verranno rispettate, magari Carles Perez che in quelle prestazioni che ha fatto in Spagna magari le replica anche qui e io sono il più contento di tutti, ok? Tra l'altro secondo me può giocare da esterno, ma più lo metti vicino alla porta e meglio è, per cui potrebbe anche essere lui eventualmente un vice Dzeko. Tra l'altro Fonseca non disdegna di giocare anche con punte basse, perché comunque non mi sembra altissimo lui, non dico che è un nano, però non mi sembra altissimo così a vederlo, e per cui va bene, ci può stare. Però avrei anche accettato un Favilli, che comunque è un calciatore che ha una rabbia, quantomeno io almeno nelle prestazioni in cui l'ho visto in Coppa Italia, ha giocato molto bene, tra l'altro ha segnato pure, vedi quantomeno quella cattiveria, quell'aggredire, quel buttarsi dentro nello spazio con una certa demenza. Poi magari tecnicamente non sarà manco un decimo di Kalinic, non lo so, ma in questo momento preferisco giocatori motivati piuttosto che giocatori tecnici. Preferisco che mi si magna 3 gol a partita, ma che si crea almeno le occasioni per magnarsi 3 gol a partita facendo movimenti, facendo sportellate e quant'altro, perché a me mi interessa il calciatore presente. Per esempio, Dzeko, domenica, se è mangiato qualche gol, può essere, a qualcuno gli ha detto male, a qualcuno magari poteva calciare meglio, e va bene, però era presente, ok? Quindi a me mi interessa quello, la presenza, che vuol dire che stai in partita. Poi dopo mangiare, dopo mangiare, però stai in partita. Kalinic, quando lo vedo, non mi pare proprio che sta, mi pare un corpo avulso, ok? Però Fonseca dice che lui lo vede bene, quindi probabilmente gli eviterà qualche altra opportunità, e io spero che si sblocchi. Tra l'altro io sto a fare video anche per questo. Io faccio un video anche scaramantico che poi voi magari mi venite a insultare. E mi sta bene, venitemi a insultare. Perché io faccio un video dicendo che Kalinic è un ectoplasma e quindi poi lui fa 10 gol, 20 gol. Mi sta bene perché io sono da Roma. A me mi frega un cazzo che mi insultate a me. A me mi interessa che la Roma va bene, ok? Quindi se Kalinic fa 20 gol da qui a fine campionato e leva anche il posto a Dzeko, a me mi frega un cazzo, va bene. A me mi interessa solo la maglia. Ormai non sono più affezionato al singolo calciatore.
era fesciato qualche anno fa, quando c'erano i campioni, i Salah, gli Alisson, De Rossi, i Totti. Mo, di che cosa mi devo affezionare? Che cosa mi devo affezionare? Cioè, per me, voglio dire, Smalling è un ottimo giocatore, però tutti i razzi, se mi spiani ed l'anno prossimo mi presenti con un'altra squadra, per me va bene uguale, non ci sono problemi. Mi interessa che la Roma sia una squadra che mi renda orgoglioso in campo, possibilmente che vinca qualche cosa e basta, andiamo avanti. Non ci sta più le bandiere una volta, attaccamento e piagne, cose. Non esiste più niente di questo. Per me almeno, personalmente. E quindi niente, vi ho detto la mia in merito a queste operazioni di mercato. Secondo me sono state operazioni buone, in prospettiva, però scommesse, che speriamo vengano vinte. Ok, questo è il mio pensiero. Adesso aspetto il vostro. Scrivetemi sotto se vi aspettate qualche movimento. Io a me se mi portano Faraoni e Favilli, io sono contento. Cioè, nel senso, ritengo che poi. Voglio dire, in questo calciomercato, tranne Ibrahimovic, alla fine chi cazzo è arrivato? Cioè, chi è che ha portato fenomeni? Nessuno. Cioè, il Napoli sta facendo una squadra operaia, sicuramente utile, già si sono visti i risultati, per cui sicuramente utile, ma non è che ha portato chissà chi, ok? Quindi in quest'ottica mi sta bene anche il mercato che sta a fare a Roma, va bene? Però, ecco, secondo me, terzino destro e vice Dzeko sono due tasselli importanti. Solo questo, dico, basta. C'è fino al tempo, a che ora è? 11 e mezzanotte, non lo so. Pedraghi, pensaci tu, inventati qualcosa. So che stai facendo veramente più del dovuto, però ti prego, perché io vorrei blindare minimo questo quarto posto e se fosse possibile, ma avete capito. E allora, cari amici di Calcio Pazzo, tua.